mozza non si passa, siamo la Brianza che lavora, suda e poi lotta e vince. E fini mondo, se gioca vi fremondo, la 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 la. Cacciare a te gridare. Questa grande vittoria contro gli amici milanisti. Bellissima vittoria, incredibile, forza mozza, forza magari. Ciao. Una vittoria bella quanto te, quindi hai dato tutto, dai. Grazie. La partita più bella della stagione, sono stato entusiasmato. Amici mica tanto, milanisti, ma va, fischia, noi non siamo amici di nessuno. Ci sono rimasto veramente male. Che ho detto che sei milanista? Sì. E perché non avevi... Ah, non l'avevo vista, scusa. Cioè, darmi del milanista... Ti senti offeso? Mi sembra eccessivo. Però c'è una sorta di amicizia. Una sorta di amicizia può essere considerata, però, tra virgolette, nel senso, a noi non ci piace essere la succursale di nessuno. Quindi noi siamo il Monza, eravamo in D il Monza, eravamo in C il Monza, eravamo in B il Monza, eravamo in A il Monza. Poi Berlusconi ci ha fatto il favore di portarci in A, ma noi che sia C, B, D, A non ce ne frega niente. La partita di oggi, il risultato è 4-2, bene, ci godiamo il risultato. Non sappiamo neanche quanto sia finita la partita, a noi non ci interessa, a noi è importante giocarci queste partite qua e questo è l'importante. Monzale, Monzale, Monzale! Quanto è importante vincere per la prima volta proprio contro gli amici milanisti! Tantissimo, ma... Partita che è, probabilmente era più importante la vittoria per il Milan, ma vince... Assolutamente no, il più importante è vincere sempre il Monza. Ma finalmente è la prima volta che vince contro il Milan. Cosa vuol dire? Che ci siamo. Siamo tornati a vincere e va benissimo così. Importantissimo anche perché il Milan era l'unica big contro cui non avevamo mai vinto. L'hanno un po' sottovalutata, visti la formazione iniziale di Pioli. Poi vincere così, con un uomo in più, avanti 2-0, rimontati. Forza Juveniglia! Semplicemente complimenti al Monza per questa partita, avete meritato di farci un c***o come una capanna e farci sti 4 gol. L'ha sbagliata Pioli stasera, il turnover, cosa ne pensi? Che non è che stava giocando contro una squadra di Serie C, era una vittoria da portare a casa e non poteva permettersi di fare questo turnover. Stai giocando in Serie A, non stai giocando in Serie C. C'è solo l'Europa nei pensieri del Milan ora? Per il momento sì, con questa Inter che scappa, anche se oggi l'avessimo vinta, non direi proprio che li riprendiamo. Ma fa male vedere l'Inter lì su. Io mi inizio a guardare dietro, sinceramente, perché con questa Atalanta che ora la becchiamo a San Siro, poi deve recuperare, ci va a meno uno. Facendo due conti ci va a meno uno. Grazie, hai visto che sei stato perfetto, educato, fantastico. Meno male, dai. Mi sono... Sei contenuto? Ho guardato te, non ho guardato la telecamera. Oggi si ricorda l'importanza di Silvio Berlusconi. Cosa c'è da dire su di lui che vi fa vivere, vi ha fatto vivere questo grande sogno? Sognava un sacco, dentro fuori dal calcio, in generale, anche la vita che ha fatto, perché è un grande alla fine, dai. Lasciamo perdere la politica che non è cosa del calcio. Niente, è stato un grandissimo presidente. E siamo qua grazie a lui. E niente, gioia immensa. 4-2 è impensabile. È stato un grande. Poche parole. È importante essere nella massima serie, vero? Sì, è un sogno per noi. È commosso un po'? Sì, è stata una partita bellissima, sono contento. Solo presidente, quando fai le cose col cuore, questo è il risultato. Ho sognato che questa squadra qua, un giorno chi lo sa, ci porta in Serie A. E adesso che siamo qui, sogno la Champions League. Se non arriverà, ce ne torniamo al bar. Ci voleva proprio, perché in questi due anni l'abbiamo solo prese, e stavolta invece con emozioni che richiamano quelle di Pisa, quelle dell'emozione della promozione in Serie A, le stesse emozioni. Dai! Si è parlato da... Bondo se segna Warren Bondo, lo stadio viene giù, ma para. Che bel coro! Bello, eh? Bello! Grande Warren! È un'altra di quelle partite che rimarranno nella storia. Ma sei tu? Ma perché gli avete fatto la bandiera? È un regalo di Natale. È un regalo di Natale dedicato a lui. A lui, sì, perché la moglie lo vuole sempre a casa e noi abbiamo fatto lo striscione, perché. E questo lo tiene a casa la moglie solitamente? No, la moglie non lo sa. Cosa rispondi a coloro che dicono che non siete una tifoseria da Serie A? Lasciali parlare. Ha parlato oggi il campo e soprattutto la tifoseria. Siamo una tifoseria, siamo pochi ma uniti e ci siamo sempre dappertutto. Siamo sempre ovunque.
ovunque noi ci saremo. Sicuramente non a chi c'è sempre stato in Serie C, in Serie D come noi. Poi quando faremo anche noi 20 anni di Serie A, 30 anni di Serie A come gli altri, riconteremo i numeri. Siamo una tifoseria perfetta, bravissimi, mai un coro contro nessun'altra tifoseria, siamo perfetti da quel lato. Ci vogliono tutti bene, è vero che sei il secondo anno in Serie A, però noi siamo una grande tifoseria perfetta. Bisogna guardare anche le altre, non è che ci sono solo le big. Se ci si confronta con queste tifoserie è vero, però in giro per la Serie A c'è di squadre anche più piccole, tifoserie molto più piccole, quindi comunque è una realtà piccola Monza, è il secondo anno in Serie A, è normale che... Allora, sono dichiarazioni più che comprensibili, perché Monza comunque è sempre stata una piazza non grande, siamo in mezzo tra Juve, Milan e Inter. Adesso per fortuna che ci stiamo consolidando in Serie A, stiamo trovando la nostra dimensione, tanti ragazzi stiamo avvicinando al tifo, però è bello una serata come questa, è molto bella. Quanto è importante la permanenza nella massima serie? La permanenza in Serie A è importantissima, anche per il fatto di lavoro che stanno portando tanti ragazzi avvicinarsi al Monza. Comunque sappiamo che i tifosi siamo quelli, se eravamo quelli in C sono gli stessi che sono in Serie A, ma un po' che non riempiamo neanche lo stadio in una serata come questa, dobbiamo cercare di avvicinare più gente possibile al Monza, e sempre forza Monza. Siamo da Serie A, ci rimaniamo. Quanta soddisfazione c'è oggi, finalmente per la prima volta si vince contro il Milan. Meno male, se arrivano 3 punti bisognava per salvarsi. Il Milan un po' di turnover ma non fa niente, bene così. Strepitosa, veramente una bella vittoria, una grandissima partita lottata fino all'ultimo minuto. Il Monza ha dimostrato di essere veramente una buona squadra, allenata veramente bene. Perfetta. Non mi è piaciuto tanto il secondo tempo, all'inizio del secondo tempo che siamo chiusi un po' in difesa, però poi meno male che con il contropiede si è riusciti a segnare gli altri 2 gol. Una sofferenza unica, però ce l'abbiamo fatta. Sì, partita dell'amicizia, ma ci sono state delle polemiche sulla vostra pseudo sudditanza che scansate sempre un con po'. Cosa dici? No, sono tutte teorie cospirazione queste, non è vero. Non si ascoltano queste cose, non è vero. Si dice che, tra virgolette, abbiamo un po' un contatto con loro, sempre, ma oggi mi hanno detto vedere che il contatto in realtà non c'è, quindi va bene così, dai. Ma allora ragazzi, noi storicamente con il Milan non è che combinavamo Monza, come Monza, invece questa sera abbiamo raggiunto la storia, insomma dai, 4-2, incredibile, siamo contentissimi, grande Monza. Assolutamente noi, stasera l'abbiamo dimostrato. E oggi viene smentita. Viene totalmente smentita, oggi abbiamo giocato bene, nelle ultime prestazioni avevamo giocato malino, però adesso, oggi siamo entrati in campo con una bella grinta, con una bella voglia di vincere, e quindi ce l'abbiamo fatta, meno male, perché erano 2 o 3 prestazioni che non giocavamo. È stata un'emozione unica, dopo tre partite che prendiamo tante di quelle scopole. Beh, esatto, questa è stata un'emozione unica davvero. Ma poi una grande partita, vi aspettavate questo tipo di partita e questa prestazione? No, nessuna, chiaramente l'espulsione ci ha facilitato, però è andata benissimo. Ci mancava soltanto questo, ci mancava. Milan che vi ha un po' sottovalutato stasera? Sicuramente, mettendo 5 riserve come 3 titolari, un po' sì, poi dopo ho dovuto mettere quelli i titolari, ma non ce l'ha fatta. E che ne so, Pioli ha voluto fare turnover e poi è andata così. Mai l'avrei pensato una cosa del genere, cioè proprio mai. È la prima volta che il Monza vince contro il Milan nella sua storia, poi una partita eccezionale. Ma un Milan che ha sottovalutato il Monza stasera? Secondo me un po' sì, all'inizio sì, mi ha dato quell'impressione di essere un po' sottotono, anche come formazione, quella che ha schierato dall'inizio Pioli non mi è sembrata al massimo. Poi ha cercato di recuperare nel secondo tempo facendo entrare Giroud e Leao, e si è vista la differenza. Secondo me li ha sbagliato. Monza però è stato bravo veramente. E sono tifoso del Milan, quindi per me... Oggi non è andata molto bene. Avete sottovalutato un po' il Monza con questo turnover? Penso proprio di sì, infatti in primo tempo il Milan proprio non c'è stato. Monza ha segnato, siamo rimasti in 10, è andato proprio tutto male. E sempre sotto la Juve, che ci si era un po' creduto di raggiungere la seconda posizione. Ha sbagliato Pioli stasera? Non lo so se ha sbagliato Pioli, penso che è stato sbagliato l'approccio della partita. Sì, come hai detto prima, abbiamo sottovalutato secondo me. L'unico obiettivo è l'Europa quest'anno? Ma a questo punto sì, c'è l'obiettivo comunque di qualificarci per la Champions, e magari vincere l'Europa League sarebbe comunque una stagione positiva, penso. L'Inter è fortissima purtroppo per noi. Fa male sì, anche perché avrà la seconda stella prima di noi, quindi fa doppio molto male. Sì, va bene, grazie mille, ciao.